l'oggetto di furti comunali stimato dai vecchi comunali per una cifra di circa 40.000 euro. Come viene gestito il sistema della sicurezza all'interno della struttura? A chi spetta la sorveglianza durante la fascia oraria notturna? Come si provvederà per interpretare il fenomeno furti? Grazie. Sì, grazie. Consigliere Fiasco, prego, assessore Morelli. Grazie Presidente, proprio questo fenomeno di Ferrara è un fenomeno legato tanto alla nostra struttura del Palazzetto dello Sport di Portella, che sta a diverse strutture comunali, in cui la Simonina, in cui la si fa la mafia, e nonostante gli sforzi di vari uffici, dalle forze dell'ordine e anche da chi dispone dei beni che gestisce, i furti sono continuati e sono continuati fino a diverse settimane fa. Io non posso far altro che spiegare all'altro quello che è stata l'attività della prestazione, anche delle forze dell'ordine, non è tutta questa vicenda, c'è tutta, ma poi diventa anche complicato giustificare il fatto che il furto possa essere ritirato su gli stessi beni senza che ci sia la possibilità da parte di chi interviene di essere fattivo nella reazione e nel controllo dei furti stessi, però è un risultato che ho ottenuto. E tutto per quanto mi riguarda è partito al mese di agosto, quando ho seguito la segnalazione del gestore del parco di Giacomo di Portella, sono stato insieme alla polizia locale, tecnico a fare un sorloro il 29 di agosto del 2015 e per il quale c'è un verbale della polizia municipale, della polizia municipale non Cascati e una denuncia da parte del gestore del palazzetto di sport, la persona del signor Monetti, ai carabinieri. A seguito di questo è stato il giorno immediatamente successivo, abbiamo subito 2 giorni dopo, un ulteriore furto che è stato di nuovo verbalizzato dai nostri agenti, di nuovo denunciato ai carabinieri, e tutto questo sta agli atti degli uffici, quindi è possibile tranquillamente che io, se volete, possa fornire tutti gli estremi dei protocolli in cui abbiamo documentazioni fotografiche, denunce e quant'altro. A seguito di questo, nel mese di novembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulteriori segnalazioni di fatti avvenuti al palazzetto, altre denunce ai carabinieri, altri interventi di sopralluogo della polizia locale, viene trasmesso al servizio patrimonio dell'architetto Aurelio Di Pietro da parte della polizia locale la richiesta, insieme a tutta la documentazione, la richiesta di provvedere al ripristino dello stato attuale, essendo state compromesse alcune strutture di potrebbe fare di condizionamento urbano, e di provvedere al ripristino del fatto sopralluogo. Ancora il dirigente del secondo settore, a seguito di questa segnalazione, chiede all'ufficio tecnico una verifica un po' più medico dei danni effettuati presso la struttura, questo avviene il 15 dicembre, in data 31 dicembre l'ufficio tecnico risponde all'ufficio patrimonio chiedendo con un compito medico dei costi di quella termine dirigenziale, la 585 dell'11 di dicembre e la 618 del 18 di dicembre, attraverso le quali sono stati affidati i lavori del ripristino necessari, i lavori che saranno eseguiti nel pomeriggio del mese di gennaio. Le determine in questione le ho qui, quindi sono a disposizione dei consiglieri e degli atti del consiglio comunale. In data del 7 gennaio, a seguito di tutto questo, è stata compilata una riunione con il comune, dal sindaco, dalla consigliera delegata allo sport, alla presenza del ufficio tecnico, della polizia locale e dei gestori del palazzetto, per
stabilire quali dovessero essere le responsabilità e gli interventi da fare per mettere in sicurezza il palazzetto, e quindi sulla sorveglianza è stato individuato il sistema di allarme di perimetrazione attraverso le telecamere, la questione del custode a carico dei gestori, la questione di intervento non detivo eseguito dal gestore a proposito delle strutture danneggiate, l'ufficio tecnico aveva preso l'impegno di far fare le preventive con l'impianto di videosorveglianza complessivo e perimetrale di ogni struttura, quindi sia il palazzetto, sia il pistolito, sia il pattinaggio, e di ripartire le spese di questo impianto per competenza per ciascun soggetto che gestisce ciascuna parte dell'impianto. Mi sembra che nel bando della situazione, ma qua forse l'assessore Filippone potrà essere specifico, nel bando della Simonito sia è stato previsto nell'assegnazione anche un impianto di videosorveglianza della struttura stessa della Simonito, stessa cosa che andrà fatta appunto per le altre due strutture all'interno dell'area. Ripeto, la questione della sicurezza del perimetro in capo al comune, quella della ciascuna struttura in capo al gestore. Ancora in merito a tutta questa vicenda abbiamo una comunicazione del settore a data 3 febbraio in cui si riassume un po' tutto questo carteggio che c'è stato tra gli uffici, in cui si chiede al servizio informato di conoscere se c'è l'assicurazione per il danno subito. Il formato risponde proprio in data odierna dicendo che il Comune di Frascati risulta assicurato con la società cattolica di assicurazione, società cooperativa con polizza 00216.12.300052 contro il furto, e l'ufficio patrimonio della legge presente per conoscenza è invitato a formalizzare al broker del Comune di Frascati, attualmente al broker SSPA, richiesta di indennizzo per il furto subito al palazzetto dello sport di Vicino. Nel frattempo c'è anche da dire, così come ci segnala la Polizia Municipale, che a seguito di attività di indagine nella stazione di Carabinieri Frascati in collaborazione con questo comando, sono stati fermati due soggetti resi responsabili di furto di rame presso altre strutture di questo comune, che sicuramente sono gli stessi soggetti che hanno perpetrato il disegno di nel palazzetto. Di conseguenza dovremmo aver messo un punto perlomeno a questa banda. Poi il resto è un lavoro di meeting, c'è ancora da dire, e sempre informazione di stamattina, che in merito ai preventivi per cui l'ufficio tecnico aveva preso impegno nella riunione del 7 gennaio e in settimana dovrebbero arrivare due dei tre preventivi richiesti, la prossima settimana il terzo. Quindi rimaniamo in aggiornamento su questa vicenda per avere poi un impianto di sicurezza di tutta l'area e di tutto l'impianto. Grazie. Grazie assessore Morelli, prego consigliere Fiasco, soddisfatto o non soddisfatto? Grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta dell'assessore Morelli, il quale ha relazionato tutte le vicende purtroppo verificatesi all'interno della struttura e della palestra del palazzetto dello sport. Però Presidente, attendo sempre una risposta dal sindaco su una questione inerente alla consulenza di 83.000 euro, anche perché Presidente parlo in qualità di cittadino. Credo che sia tra le interrogazioni consigliere. Ha ragione Presidente, grazie. Però parlo come cittadino della Regione Lazio. Grazie Presidente. Grazie a lei. Allora passiamo alla prossima interrogazione.